Nello scorso video abbiamo analizzato la situazione in cui avevamo due binari conduttori e una sbarra conduttrice che si spostava verso destra tramite una certa forza. Che cosa abbiamo visto? Che l'effetto della forza magnetica può essere visto come lo stesso effetto che ha un campo elettrico efficace che coincide con V per B, sostanzialmente. Ora, visto che avevamo visto che data la presenza del campo elettrico efficace, esiste una forza elettromotrice che coincide con il lavoro fatto alla forza elettrica per unità di carica, quindi l'integrale di linea del campo elettrico efficace, questo qui. Ora andiamo a calcolarlo e vediamo quanto viene. La forza elettromotrice, che la chiamo con questa lettera qui, è uguale all'integrale da A a C del campo elettrico efficace scalare d'R. Ma questa che cosa è uguale? Facciamo il prodotto scalare, quindi ci viene modulo di dr per il coseno dell'angolo. Ora, che cosa succede? Che ovviamente la nostra curva sta andando da A a C, quindi diciamo che lo spostamento lo facciamo concorde con il campo elettrico, quindi nella stessa direzione e verso. E quindi che significa? Significa che questo viene integrale da A a C, il modulo del campo elettrico efficace è V per B, per il modulo di dr, sostanzialmente. Per il coseno di 0, che fa 1, quindi non lo scrivo, viene 0 perché ovviamente sono paralleli. Lo spostamento è parallelo al campo elettrico efficace. Ora, ovviamente, andando a cambiare il pezzetto infinitesimo, V e B non cambiano, quindi li portiamo fuori. E quindi cosa ci viene? Ci viene VB. Abbiamo l'integrale da A a C di modulo di dr. Qui cosa stiamo facendo? Stiamo sommando tutti i pezzetti della sbarra, cioè da A a C. Ma se sommiamo tutti i pezzetti infinitesimi di una sbarra, otteniamo tutta la sbarra. Quindi questo è uguale a VB per D, dove D sarebbe la lunghezza della sbarra, ma ovviamente coincide anche con la distanza tra le rotaie. Perché vi ricordo che avevamo le due rotaie. Qui abbiamo il filo che li unisce e qui abbiamo la nostra sbarra. Ovviamente questa lunghezza qui coincide anche con la distanza tra i due binari, sostanzialmente. Quindi viene la forza elettromotrice ci è venuta VB per D. Ora teniamoci questo risultato da parte e cosa andiamo a fare? Di questo circuito qui, come vedete, si è formato una superficie, vedete? Una superficie rettangolare. Abbiamo questo rettangolo qui che chiamiamo con la lettera S, vedete? Quello formato dal filo metallico, dai due binari e dalla sbarra che si sta muovendo. Ora, se chiamiamo questo circuito qui con la superficie S, che cosa significa? Che come per ogni circuito dobbiamo stabilire un verso di percorrenza per stabilire la normale alla superficie stessa. Percorriamo il tutto in questo verso qui, quindi in senso antiorario. Se lo percorriamo in senso antiorario, fate ruotare le dita verso il verso che avete scelto e vedrete che la normale vi viene uscente. Quindi la normale è così. Il campo magnetico è in questo modo, quindi è diretto lungo la normale il campo magnetico, per come abbiamo scelto noi il verso di percorrenza. Ora, visto che si è formata una superficie, visto che su questa superficie abbiamo un campo magnetico, è lecito calcolarne il flusso. Cioè andiamo a calcolare il flusso attraverso la superficie S del campo magnetico. Questa che cosa è uguale? È uguale all'integrale fatto sulla superficie S di B scalare n ds. Ecco perché ci serve n. Ora, questa che cosa è uguale? Dobbiamo fare il prodotto scalare, come al solito, quindi viene modulo di B, modulo di n per il coseno di 0, perché sono paralleli. Quindi ci viene integrale fatto su S di modulo di B, modulo di n che viene 1 ds. Questa che cosa è uguale? Allora, b è uniforme, quindi lo possiamo portare fuori, quindi ci viene b integrale fatto su s, il modulo di n viene 1, quindi ci viene ds. Quindi viene b per s, perché se sommiamo tutti i pezzetti di superficie otteniamo tutta la superficie. Ma questa è una superficie rettangolare, quindi è l'area di un rettangolo, l'area di un rettangolo uguale a base per altezza. L'altezza è d, ovviamente, mentre la base è questa qui, che chiamiamo x, che sarebbe la distanza che c'è tra l'origine qui e il punto in cui si trova la sbarra. Quindi ci viene uguale a b per d per x. Ok. Quindi la superficie S è dotata di una base x e di un'altezza h. Ok,
Ora, che cosa succede? Succede la seguente cosa: se spostiamo la sbarra tramite la forza F che abbiamo applicato all'inizio, che cosa succede? Che ovviamente l'altezza non cambia, però cambia la X, cioè cambia la base, perché ad un certo punto, per esempio, la sbarra si troverà qui. E come vedete, la X è diversa, è più grande. Quindi cosa sto dicendo? Che man mano che ci spostiamo verso destra, la nostra X varia nel tempo. Quindi, se varia la x nel tempo, come vedete, varia anche il flusso del campo magnetico, perché è direttamente proporzionale ad x. Quindi, cosa sto dicendo? Che il flusso del campo magnetico attraverso questa superficie è una quantità che dipende dal tempo. Ma se dipende dal tempo, è lecito calcolarne la variazione temporale. Cioè, praticamente, è lecito calcolarne la derivata rispetto al tempo. Quindi ripetiamo, allora, visto che il flusso del campo magnetico dipende dalla superficie e la superficie cambia se andiamo a spostare la sbarra, chiaramente cambia anche il flusso, quindi possiamo calcolarne la derivata rispetto al tempo. Quindi andiamo a fare la derivata rispetto al tempo del flusso, quindi la derivata del flusso del campo magnetico. Quindi questa a che cosa è uguale? Ah, è uguale alla derivata di andiamo a mettere al posto del flusso, qui facciamo nel qui è il flusso, al posto del flusso andiamo a mettere questa espressione qui che abbiamo trovato, quindi b dx, la derivata rispetto al tempo. Ora, se il tempo scorre, ovviamente l'altezza non cambia, ma non cambia neanche il campo magnetico. Quello che cambia è x, perché se la sbarra si sposta nel tempo, la x cambia. Quindi portiamo fuori dal segno di derivata b e d, e quindi cosa ci viene? Bd derivata rispetto al tempo di x. Ma questo che cos'è? È la variazione temporale della posizione della sbarra, e quindi non è nient'altro che la velocità della sbarra. Quindi ci è venuto fuori che la derivata rispetto al tempo del flusso del campo magnetico attraverso la superficie S è uguale, non è nient'altro che uguale a b d per v, perché dx in dt è la velocità della sbarra. Attenzione, vedete qui, ci è venuto fuori che la derivata è uguale a bd per v, e c'era venuto fuori prima che la forza elettromotrice dovuta alla presenza del campo elettrico efficace era uguale a vb per d, ma sono la stessa quantità. Quindi che significa? Significa che la forza elettromotrice coincide con la derivata temporale del flusso del campo magnetico attraverso la superficie S. In realtà non è proprio così, perché? In realtà c'è un segno meno, perché? Vediamo. Perché sostanzialmente abbiamo detto che il campo elettrico è diretto così, è diretto come la forza magnetica, quindi verso il basso. Ma se ci fate caso, stiamo percorrendo il nostro circuito in senso inverso al campo elettrico, quindi evidentemente non è la stessa cosa, ma c'è un segno meno da qualche parte. Cioè, vedete? Il verso di percorrenza che abbiamo scelto è contrario con il campo elettrico. In realtà, qualcuno potrebbe dire, ma il verso di percorrenza del DS lo abbiamo scelto noi. Chi ci impedisce di sceglierlo nell'altro modo? Sì, potete sceglierlo nell'altro modo, cioè potete sceglierlo in questo modo, in senso orario, e quindi qualcuno potrebbe dire: in questo caso ha il verso del campo elettrico e quindi non c'è il segno meno. In realtà il segno meno c'è. Perché? Perché il segno meno arriva da qui. Vedete? Perché se andiamo in senso orario, che cosa succede? Che la normale è entrante, ma la normale è in verso opposto al campo magnetico, quindi sono antiparalleli. Quindi che significa? Che quando facciamo il prodotto scalare qui, viene il coseno di 180 che fa meno 1. Quindi il meno o arriva da qui oppure arriva da qui. Quindi o arriva dal fatto che stiamo percorrendo la superficie in verso opposto al campo elettrico, oppure arriva dal fatto che stiamo facendo il prodotto scalare tra due quantità che sono antiparallele. In sostanza, cosa sto dicendo? Che come vedete, in qualsiasi modo vedete le cose, avrete la seguente relazione: che la forza elettromotrice è uguale a meno, c'è un segno meno, la derivata temporale del flusso del campo magnetico attraverso quella superficie. Questa qui è una legge importante, si chiama legge di Faraday.
Legge di Faraday. E come vedete, questa legge di Faraday mette in relazione il campo elettrico con il campo magnetico, come vedete. Perché? Perché la forza elettromotrice non è nient'altro che l'integrale di linea del campo elettrico. Quindi, come vedete, abbiamo un'integrale di linea del campo elettrico uguale ad un qualcosa che dipende dal campo magnetico. Quindi ecco la relazione tra campo magnetico e campo elettrico. Quindi ricapitoliamo un attimo. Cosa possiamo dire? Che se un circuito è concatenato con un campo magnetico, cioè immergiamo un circuito in un campo magnetico, allora che cosa succede? Che in questo circuito si genera una forza elettromotrice che è uguale e opposta alla derivata rispetto al tempo del flusso di B attraverso la superficie S, individuata dal circuito stesso. Quindi cosa sto dicendo? Che se il campo magnetico, se il flusso del campo magnetico, come vedete da questa formula, non cambia nel tempo, questa derivata fa 0. Ma se fa 0 la derivata, fa 0 anche la forza elettromotrice. Quindi cosa sto dicendo? Che se abbiamo un circuito immerso in un campo magnetico e il flusso del campo magnetico varia, allora questo fa generare all'interno del circuito una forza elettromotrice. Che conseguenze ha questa cosa? La conseguenza è la seguente, che se si genera una forza elettromotrice, si genera anche una corrente. Perché? Perché il campo elettrico efficace che è presente, che fa sì che sia presente la forza elettromotrice, fa muovere le cariche lungo la sbarretta, quindi crea una corrente elettrica, ovviamente, perché ci sono delle cariche in movimento. Ora, questa corrente elettrica entra in contatto con il campo magnetico e quindi si genera una forza magnetica, una forza magnetica dovuta alla corrente. Questa forza magnetica, come ci dice il segno meno qui, deve necessariamente essere opposta alla forza che abbiamo applicato, Fi. Infatti, vi ricordo che la forza magnetica dovuta alla presenza della corrente che si genera è uguale a D, che è la lunghezza della sbarra, e con I prodotto vettoriale con B. Ma è con I è verso il basso lungo la sbarretta. Se fate il prodotto vettoriale, vi viene proprio il pollice verso sinistra. Quindi cosa sto dicendo? Che sostanzialmente il sistema si oppone al moto della sbarretta. Cioè la sbarretta la stiamo muovendo verso destra, ma questo movimento della sbarretta fa sì che il flusso cambi e quindi si crea una forza elettromotrice che a sua volta crea una corrente e questa corrente crea una forza magnetica che si oppone al movimento della sbarretta. Infatti, cosa succede? Che questo segno meno cosa ci dice? Che più muovo veloce la sbarra verso destra, quindi più forza applico, e più le cariche si muovono. Ma più le cariche si muovono, più l'intensità della corrente è alta e quindi più incontro resistenza. Perché, vedete, se aumenta l'intensità della corrente, ovviamente aumenta anche la forza magnetica che si oppone al moto che stiamo facendo. In realtà, questo segno meno è un contributo dovuto a Lenz, cioè questo segno meno in realtà si chiama legge di Lenz. La legge di Lenz che cosa ci dice? Ci fa accorgere che quando in un circuito si genera una corrente prodotta da una forza elettromotrice indotta dalla situazione che abbiamo visto, tale corrente si tende ad opporsi alla causa che l'ha generata. Cioè, sostanzialmente, come facciamo a vedere il verso di questa corrente? Il verso della corrente deve essere in modo tale da creare un campo magnetico che si oppone alla variazione di flusso del campo magnetico originario, sostanzialmente. Cioè, il flusso del campo magnetico varia nel tempo e il sistema si oppone tramite la legge di Lenz, che cosa fa? Crea una corrente fatta in modo tale da opporsi a questa variazione di flusso, sostanzialmente.